La società si è costruita con sue leggi che non sono la conseguenza delle leggi della biologia, sono le leggi dell'economia, che in principio sono leggi diverse. La legge della biologia richiede la cooperazione, la legge dell'economia richiede la competizione. Quindi, in questo senso, l'economia è intrinsecamente un fatto patologico. È intrinsecamente un fatto che genera patologia, che genera malattia. Finora, nella storia umana, sarà stata nella preistoria. Perché nella preistoria? Perché la specie umana, come tale, non ha mai avuto la possibilità di formarsi. Perché per formarsi la specie umana, i suoi componenti debbono risuonare tra di loro. Lo possono fare? No. Ci insegnano che il principio della saggezza per l'economia è la competizione. Beh, la competizione è l'esatto contrario alla risonanza. Io come faccio a risuonare con uno se devo stare attento a che non me lo infili in quel posto? È evidente che non posso. Come faccio a risuonare con quello se devo competere con lui e debbo essere più bravo di lui? Perché il posto ce l'ho io, ce l'ha lui, ma non tutte e due insieme. E su questo credo ci sia poco da discutere, professori o non professori. Quindi, in questo senso, finché esiste un regime fondato sulla competizione tra gli esseri umani, il problema della salute e della felicità non potrà mai essere risolto. Gli psicologi potranno dare fondo a tutte le loro esperienze, potranno fare sedute a oltranza, gruppi, eccetera, però i loro risultati saranno transitori. Il loro povero paziente esce e viene informato che lui nella sua azienda è di troppo e quindi viene licenziato. A questo punto tutto il lavoro psicologico fatto è perduto.